Eccoci qua. Allora, sono un paio d'ore che sto rispondendo a telefonate e messaggi di persone che mi chiamano per dire: ma che cosa sta succedendo? Dov'è l'incendio? Allora, ovviamente mi sono documentata, mi sono informata. C'era fumo nella zona che da Anghiari, eccola qui, Anghiari, guarda verso Arezzo, quindi diciamo in questa direzione. E pensavamo che fosse appunto un incendio sulla collina. Verifiche fatte, non c'è nessun incendio. Per fortuna non ce n'è nessuno neanche sul versante aretino, quindi cercare di capire cosa accade. Bene, questa coltre che vedete in basso nella pianura, laggiù c'è San Sepolcro, San Giustino Umbro, Città di Castello, non è umidità, è il fumo che proviene da un incendio a Massarosa. Massarosa sta bruciando da 2 giorni. Massarosa si trova a 200 km credo da qui, vuol dire 2 ore e mezzo di strada se dovessimo arrivarci in macchina, ecco, indicativamente, insomma siamo in Versilia. Un incendio assurdo. Massarosa comincia a bruciare 2 giorni fa alle 8:30 di sera, ci sono 1000 persone evacuate, ci sono 10 case bruciate, ci sono quasi 900 ettari di terreno di bosco in fiamme. Per ora, perché chiaramente ancora la situazione non è per niente sotto controllo, quindi insomma ci sono i vigili del fuoco di mezza Italia a lavorare lì, perché ovviamente c'è la Liguria, c'è la Toscana, c'è l'Emilia Romagna, molti mezzi a terra e in aria, e mo stamattina pare che abbiano trovato gli inneschi. Adesso sarebbe bellissimo se trovassimo chi ha messo gli inneschi. E poi però gli inneschi ti andrebbero messi nel culo, perché questo paese purtroppo ci delude sempre così, che si fanno le cose bene, perché io non oso immaginare che cosa stiano vivendo, oltre alle persone danneggiate ovviamente, ma i vigili del fuoco, le forze dell'ordine che stanno lavorando lì, perché un testa di cazzo, o più di uno, non lo so, ha deciso che bisognava dar fuoco a quel pezzo di terra. Probabilmente saranno anche così bravi da trovarlo. E poi però di questo non ne sapremo niente, perché alla fine ma che gli fai a uno che mette gli inneschi e dà fuoco a mezza Toscana?